Allora, ciao a tutti e benvenuti al nuovo video. Allora, ragazzi, oggi torniamo appunto a occuparci delle tier list. Cioè, ho fatto precedentemente appunto delle tier list, ne ho fatte a pro, però tutte diciamo dedicate al momento a, diciamo, a saghe cinematografiche oppure diciamo a saghe televisive, come nel caso di Teen Wolf, nella quale appunto ho dato l'opinione del film, però anche se in quel caso parte tutto da una serie televisiva, e poi fino a questo momento ho fatto per esempio le tier list di Terminator, di Matrix e di Batman. Oggi invece parliamo di un argomento di cui appunto da parecchio volevo fare la tier list, perché comunque è una di quelle cose che ho detto, vabbè, faccio le tier list, però ovviamente devo variare argomenti. Presto, per esempio, arriveranno le tier list musicali, ho già fatto quelle cinematografiche, prima di cominciare quelle musicali, nella quale appunto io promuoverò appunto quello che sarà il contenuto del libro, del mio terzo libro, che uscirà appunto diciamo intorno alla fine di maggio. Poi io vi farò sapere ovviamente magari con un video speciale la data, ovviamente in quel caso farò molti video dedicati alla musica. Però ovviamente queste tier list, che poi alla fine fondamentalmente, cioè, uno le fa anche per divertimento, per parlare di argomenti più vari. Quindi oggi appunto non si parla né di musica né tanto meno di film, ma si parla di uno degli argomenti appunto che ho più a cuore da tantissimi anni. Quindi oltre comunque a quello che porto sul canale dedicato, oggi appunto ho deciso di fare la mia prima tier list sui videogiochi. Quindi in questo caso ovviamente su quella che a mio parere è insomma la saga videoludica della vita, cioè Grand Theft Auto. Poi magari alcuni non saranno d'accordo, altri diranno no, è Call of Duty, no, alcuni altri diranno Gran Turismo, ma adesso ovviamente faccio soltanto degli esempi, però chiaramente partendo da un fatto che io ho una grande passione per i videogiochi, sono cresciuto sostanzialmente a pane Grand Theft Auto, quindi ovviamente questa è anche l'occasione giusta per fare una tier list su quelli che sono stati sicuramente i capitoli più importanti della saga, insomma, perché insomma è stata una saga leggendaria, una saga che appunto, che, come potete vedere qua da Wikipedia, ma tanto ovviamente lo saranno tutte partita sostanzialmente nel 1997. Quando appunto questa piccola società chiamata Rockstar Games, formata appunto da questi produttori di videogiochi che venivano dall'Inghilterra, che poi successivamente diventano delle vere e proprie stelle, il paese a stelle, diventano appunto delle vere e proprie rockstar, scusate, del paese a stelle e strisce, cioè ovviamente parlo dei fratelli House, che crescono a pane i videogiochi, si appassionano e quando arrivano negli Stati Uniti decidono di diventare produttori di videogiochi, creano una loro azienda che produce videogiochi, chiamata appunto Rockstar Games, attirandosi tra l'altro anche diverse critiche per il fatto dell'uso, dell'utilizzo di un nome comunque che chiaramente, cioè come si può dire, chiaramente l'inglese che dice all'americano io sono una star del rock, quelli ovviamente vedono un inglese che non ha ancora fatto niente della vita, ovviamente partono ovviamente gli insulti, le offese, ma anche cose semplicemente le prese in giro, insomma. Invece sono dei produttori che si rivederanno negli anni degli autentici geni, perché insomma parliamo appunto di quelli che hanno dato la vita appunto alla saga di Grand Theft Auto, che hanno pubblicato anche un'altra serie di titoli a cui ho giocato, ma che comunque principalmente ha costruito la sua fortuna su questa saga videoludica, sul free roaming, sull'idea appunto di realizzare appunto una saga di videogiochi che fondamentalmente insomma andava completamente a rompere gli schemi di E soprattutto nei confronti dei videogiochi che c'erano negli anni 90, basati principalmente, vabbè, possiamo parlare chiaramente di Super Mario, possiamo parlare di quello che vi pare, possiamo parlare di Pac-Man, ma parliamo anche dei giochi, insomma, nella quale tu devi seguire per forza una linea, devi rispettare quello, quell'altro. Loro invece di fare giochi su poliziotti, su leggi da seguire a livello videoludico, loro realizzano qualcosa che è completamente diversa, vanno a creare una saga nella quale il protagonista può fare quello che cazzo gli pare e piace. E quindi sostanzialmente vanno a creare una saga che è completamente, come dire, imprevedibile rispetto a quello che c'è in quel momento nel mondo videoludico. Cioè, parlo ovviamente di metà degli anni 90, anche se ovviamente Rockstar nasce molto prima. Successivamente si unisce a una società come Take-Two, che è quotata in borsa. Ovviamente questo è un vantaggio loro dal punto di vista economico, perché chiaramente poi diventeranno milionari negli anni, col successo del GTA in 3D, con il terzo capitolo, Vice City, San Andreas, eccetera, eccetera. Prima di trovare ovviamente la gallina dell'uovo d'oro, il genio di San Mauser con GTA Online, che chiaramente gli fa vendere miliardi, miliardi, cioè miliardi no, scusate, milioni e milioni di copie, ovviamente adesso ormai l'ha resi forse quasi miliardari. Però ovviamente adesso sto anche un po' divagando. Adesso andiamo a parlare di quello che è l'argomento del video, quindi la mia tier list su Grand Theft Auto. Una saga che, come detto, parte nel 1997, creata da Rockstar, creata dai fratelli House in collaborazione con i loro amici fidatissimi, anche loro inglesi, quindi ovviamente parlo di Jamie King, parlo ovviamente anche di Terry Donovan, di Gary Foreman. Sono nomi che magari da alcuni potranno anche dire poco, perché magari hanno semplicemente giocato la saga e ovviamente non conoscono gli altri produttori a parte gli House, ma sono stati dei produttori.
Ma questa gente comunque è stata gente che ha avuto un contributo fondamentale nell'aiutare appunto gli Hauser, i fratelli Hauser, alla realizzazione di una saga che poi successivamente negli anni ha spopolato in tutto il mondo. Poi ovviamente a contribuire a questo successo saranno anche, per esempio, altri due nomi fondamentali saranno ovviamente anche Jeremy Pope e c'era un altro produttore che si chiamava Fernandez di cognome, il nome non me lo ricordo sinceramente. Poi ovviamente tutti questi altri produttori, oltre agli Hauser, usciranno dall'azienda insieme ad alcuni dissidi col passare degli anni, ovviamente vorranno fare altro, vorranno creare le loro aziende, cosa che faranno per esempio anche King e Foreman, che saranno diciamo però i secondi a lasciare, perché i primi che lasciano per primi saranno appunto Pope e Fernandez, dei produttori, quelli più vicini agli Hauser, quelli appunto fondamentali, soprattutto nella realizzazione di giochi come Vice City, ma soprattutto San Andreas, che cambieranno completamente il mondo. Quindi detto questo, la saga, come detto, come potete vedere, parte nel 1997, scusate, con il primo capitolo della saga, poi successivamente prosegue con due, diciamo, con due capitoli che sostanzialmente sono dei spin-off, non sono dei titoli principali della saga, ma sono semplicemente spin-off del primo capitolo, hanno le loro stesse meccaniche, hanno la stessa meccanica grafica, scusate, no, diciamo le stesse meccaniche a livello appunto di interazione, col fatto che c'è l'inquadratura dall'alto e mille altre cose del punto del primo Grand Theft Auto. Poi questa cosa ovviamente verrà evoluta in GTA 2 e poi c'è la rivoluzione totale col terzo capitolo, ma il primo capitolo della saga parte appunto con un presupposto che parliamo appunto di un gioco che comunque fondamentalmente viene criticato aspramente perché esce nel 1997, rappresenta un'innovazione incredibile, esce sulla, diciamo, vecchia, ormai vecchissima, è quasi dimenticata PlayStation 1 ed esce appunto questo titolo che cambia completamente le regole del gioco, ma che comunque non sarà esente da critica, perché chiaramente in quel momento ovviamente non ci sono le meraviglie grafiche del giorno d'oggi, ma ci sono comunque dei titoli che comunque si fanno rispettare. Non so se era già uscito Tomb Raider allora, non me lo ricordo sinceramente, devo semplicemente fare ricerca, ma comunque parliamo di altri giochi che chiaramente sono giochi che hanno un'ottima grafica. Ecco, per esempio Tomb Raider c'aveva una grafica incredibile, Gran Turismo c'aveva già una grafica incredibile. Ecco, scusate, qua mi sono sbagliato, sono andato sul film, invece andavo andare sulla serie. Diciamo, Tomb Raider, serie videoludica. Questo ovviamente per fare un esempio rispetto, cioè, su dei titoli appunto che hanno una grande grafica, soprattutto rispetto a quella che è la grafica del primo GTA e dei primi due capitoli della saga, che hanno appunto l'interazione in 2D con l'immagine appunto spostata dall'alto. Ecco, Tomb Raider, diciamo, è l'avventura dinamica che parte, come vedete qui, nel 1996. Vabbè, Lara Croft, ovviamente, anche lei ha spopolato in tutto il mondo, ci hanno fatto pure il film. È stato anche rieditato questo gioco, ma ovviamente adesso non parliamo di Tomb Raider, quindi è inutile divagare. Quindi tornando al Grand Theft Auto, il primo Grand Theft Auto che esce nel 1997, esce questo titolo molto criticato per la grafica, ma non per i contenuti, perché si dimostra sin da subito un titolo rivoluzionario. Ovviamente molto diverso da come, diciamo anche dai giochi a cui siamo abituati a vedere oggi, perché ovviamente non c'è la concretezza della realizzazione della storia, è tutto improntato sul gameplay, tutto è improntato sul cosiddetto cazzeggio. Ed è qui che vanno a cambiare le regole del gioco. Abbiamo questo gioco che poi, tra l'altro, a me mi ha anche fregato perché io non l'ho giocato. Il primo titolo della saga a cui ho giocato è stato il terzo. Quindi abbiamo già la grafica in 3D, abbiamo già l'innovazione grafica, l'inizio appunto della costruzione della trama del gioco e altre cose. Ma non nel primo capitolo, che invece, al contrario, te potevi scegliere il personaggio, andavi da una parte e dall'altra e facevi una missione, oppure semplicemente cazzeggiavi per la città. Però chiaramente non c'era ancora una costruzione a livello di storia, non c'era una costruzione dei personaggi, infatti potevi scegliere il personaggio che ti pare, non c'era una storia vera e propria. Ma è un capitolo assolutamente rivoluzionario, perché come detto rompe completamente quelli che sono gli schemi che ci sono fino a quel momento nell'azienda, nel mondo diciamo videoludico, nel mondo dei videogiochi, perché comunque presenta una grande libertà d'azione, il protagonista può rubare macchine, può uccidere persone. Poi ci sono da quella sensazione incredibile di una libertà che fino ad ora negli altri videogiochi non c'era, perché anche per esempio, ragazzi, le avventure dinamiche, ma le avventure dinamiche chiaramente devi seguire comunque un filone. Quindi anche se esistevano già titoli, diciamo, improntati interamente sul free roaming, sul libero cazzeggio, è quello proprio. E questo è il grande pregio di Grand Theft Auto, che appunto si rivela un gioco dove sì c'è il free roaming, ma c'è anche una libertà che non c'era negli altri free roaming antecedenti a GTA, e questo cambia le regole del gioco. Di un titolo che sicuramente giocato adesso ovviamente
Farebbe ovviamente urlare allo scandalo perché dice: ma come cazzo, c'è GTA Online, c'è tutti questi vantaggi a livello di grafica, di gameplay, tu ti metti a giocare un gioco del 2D, però l'importanza storica c'è, l'importanza appunto di essere un titolo completamente rivoluzionario, di proporre un gioco che non si era mai visto fino a quel momento. Un gioco che chiaramente è anche invecchiato molto male, è anche un gioco adesso assolutamente improponibile. Io sono perfettamente d'accordo, io ci ho giocato esclusivamente quando ovviamente è uscito anche per i telefonini. E chiaramente la sensazione è stata un po' strana sin dall'inizio, cioè sì, ero già abituato per esempio a Chain of Wars, però appunto, vabbè, io dicevo, quello era il titolo per la PSP, per la PlayStation Portable, non è stato pubblicato appunto, non è stato pensato per le console di futura generazione, quindi la 2, la 3, la 4, è stato appunto presentato per la PlayStation Portable, la cosiddetta PSP. Invece al contrario, questa era la principale differenza con i primi due capitoli della saga, il primo e il secondo, che invece nascevano per la PlayStation 1, ma nonostante questo avevano un'immagine dall'alto. Quindi è sicuramente un titolo che soffre ovviamente del passato, che ha sofferto moltissimo il fatto che sono passati tantissimi anni e che ovviamente il mondo si è evoluto, la saga ovviamente è andata avanti, è diventata più grande, è diventata insomma incredibilmente completa sotto un certo punto di vista, nonostante i molti difetti che abbia lo stesso GTA 5, ma ne parleremo più avanti. Quindi è un titolo che molti probabilmente direbbero, forse neanche brutto, terribile, ma che io per l'importanza storica non posso che mettere in buono, perché comunque il primo, ragazzi, cioè, se non ci fosse stato quello, non ci sarebbe stato il resto, non ci sarebbe azione del meccanismo. Quindi è un titolo che, anche se è invecchiato molto male, non posso che mettere in buono, perché comunque è il fuoco primordiale, il fuoco di Prometeo, scusate, è quello che dà via al franchise, è quello che dà via al successo degli Hauser, è quello che dà via alla popolarità dei GTA a tutto il mondo, perché molti comunque si appassioneranno con questo, comunque, questo appunto, questo Grand Theft Auto, che è il primo, che è un titolo completamente rivoluzionario. Il titolo che segue, nonostante molta gente, anche che forse anche addirittura alcuni appassionati della saga magari non lo sanno, ma non c'è semplice, non c'è, non si va direttamente a GTA 1, si fanno subito gli spin-off. Ci sono appunto gli spin-off della saga, quindi invece di passare subito al 2, che esce sostanzialmente nel 1999, escono appunto due spin-off che sono completamente diversi da quelli del primo titolo, che riprendono ovviamente le meccaniche grafiche del primo titolo, ma che diciamo che portano GTA in un mondo che fino a quel momento era esplorato, cioè loro che sono inglesi, che hanno realizzato un titolo ambientato comunque, diciamo, che è l'ambientazione, il primo capitolo, dove c'è appunto Liberty City, Vice City e, se non mi sbaglio, San Fierro, quindi San Francisco. Quindi c'è tutto lo stato, che poi sarà ripreso in 3D col terzo, con Vice City e San Andreas e cazzi vari, e anche con lo stesso GTA 5. Ma loro appunto, che sono innamorati dell'America, nonostante questo non riescono appunto a resistere alla tentazione di realizzare un titolo di Grand Theft Auto, di prendere la loro creatura, che appunto è Grand Theft Auto, e portarla nuovamente oltre manica, e portarla ovviamente nel loro luogo d'origine. E quindi, se non mi sbaglio, nel 1998, anzi no, nel 1999, esce appunto GTA London 69, che poi sarà seguito successivamente dal 61, che però è semplicemente un expansion pack. Molti neanche ne considerano un'esistenza, però comunque esiste anche quello, come expansion pack, chiaramente, di London 69, uscito, se non mi sbaglio, anche nello stesso anno, se non mi sbaglio. Eh sì. E infatti se ne è uscito nel 1969, sicuramente, cioè 1999, scusate, quindi è un titolo che viene ambientato, diciamo, nella Londra degli anni 30, di fine anni 60. Perché chiaramente cosa? Loro vogliono riprendere quella che è stata la loro cultura, con la quale loro sono cresciuti, quindi la cultura pop, di quello che era la musica anche in Inghilterra, di come era Londra nel 1969, tutto quello con la quale loro erano cresciuti, i fratelli Hauser. Lo riprendono, diciamo, nel secondo capitolo, in questo secondo capitolo, che è London 69, che sicuramente però dal mio punto di vista è molto meno riuscito. È un gioco che io lo devo ammettere, non l'ho mai giocato, quindi chiaramente la mia opinione non può essere oggettiva al 100%, è molto soggettiva. Ho visto molti video su YouTube, sono andato appunto a leggere quelle che sono le caratteristiche, ma fondamentalmente parliamo di un capitolo che riprende molto il primo, con l'unica differenza di essere ambientato in Inghilterra e non negli Stati Uniti, ma ci sono le meccaniche del primo, quindi non c'è ancora un vero e proprio protagonista. Si può ovviamente scegliere e fare, poi ovviamente c'è sempre la libertà d'azione del primo film, cambia sempre, del primo, scusate, del primo GTA, cambia semplicemente l'ambientazione,
Però è un titolo anche fortemente disorientante. È un capitolo che secondo me disorienta molto quelli che sono ovviamente i fan di GTA, ma anche quelli che l'hanno conosciuto nel 97 col primo capitolo, che l'hanno giocato per la PlayStation 1. È un capitolo secondo me poco riuscito, che riprende quindi, come detto, fortemente il primo capitolo, ma che lo porta semplicemente in un'altra ambientazione, che è quella appunto dell'Inghilterra, della Londra del 1969, dove c'è la loro fascinazione e dove ci sono le stesse cose dove c'è appunto che c'erano in GTA 1. Quindi ovviamente parliamo. Puoi rubare macchine, ci sono delle armi, ci sono appunto delle missioni, puoi cazzeggiare, ma secondo me è un capitolo fortemente inferiore al primo. Questo, così come pure Londo 61, quindi ne parlo direttamente perché Londo 61 parliamo appunto di un expansion pack che è praticamente identico al 69, cambia esclusivamente l'ambientazione. Cioè io potrei anche metterlo in brutto, in terribile no comunque, perché comunque non è comunque un gioco brutto, ma non esiste il GTA che va in terribile. Probabilmente c'è soltanto un capitolo della saga. Non parlo dei due titoli ambientati a London che potrebbe andare a finire oggi nel brutto, ma parliamo di titoli che sono comunque clamorosi, che anche quelli i meno indovinati, i meno ispirati, i meno efficaci da tutti i punti di vista, gameplay, trama, ma sono titoli di altissimo livello. Non parliamo dei monnezze come alcuni titoli che adesso io ovviamente non nomino, perché sennò ovviamente magari qualcuno mi salta pure addosso perché dice: hai criticato quel gioco, invece è grande, tu giochi solo a GTA. No, non gioco solo a GTA, ci sono altri capitoli a cui ho giocato molto tempo fa, che però ovviamente adesso mi farebbe semplicemente cagare giocare, perché semplicemente ci giocavo però poco, molti anni fa, perché non mi appassionavo. Adesso non dico i nomi, però insomma il discorso è quello. Quindi che dire, i due giochi ambientati a Londra secondo me sono anche dei buoni giochi. Io però, come detto, non posso avere una valutazione, non posso avere un'opinione oggettiva perché non li ho mai giocati. Secondo me sono un buon passo indietro rispetto al primo, perché secondo me è proprio l'ambientazione che non è azzeccata. Poi ovviamente, voi siete inglesi, fate quello che vi pare, ma è proprio il fascino americano che secondo me è la marcia in più, è stata la marcia in più negli anni per il successo di Grand Theft Auto. Quindi semplicemente i due titoli ambientati a Londra, quindi London 69 e London 61, io li inserisco qui perché comunque non l'ho giocato e quindi non posso avere un'opinione puramente oggettiva. Nel 1999, dopo i due titoli ambientati a London, c'è la prima rivoluzione perché esce GTA 2 e qui c'è un enorme passo in avanti da ogni punto di vista. Innanzitutto comincio a dire che GTA 2 è probabilmente il capitolo più strano e controverso del franchise, perché parliamo di un titolo dove innanzitutto non si è mai capito fondamentalmente qual è l'ambientazione. Cioè, molti dicono 3 settimane nel futuro, altri dicono 2013, altri dicono un futuro indefinito, altri semplicemente il 1999. E c'è stato per molto tempo anche, non il litigio, il dibattito su dove fosse ambientato GTA 2. GTA 2 è stato ambientato in una città chiamata Anywhere City, quindi non è ambientata Liberty City. Non è ambientata in altre città comunque del franchise di GTA che troviamo già nel primo capitolo, anche se poi ovviamente non è tutto dettagliato come poi la Vice City dei Vice City, la San Andreas de San Andreas o la San Andreas di GTA 5. È un enorme passo in avanti però da un punto di vista grafico, quindi ovviamente è un titolo molto che ha fatto molto discutere per il fatto che non ha una precisa ambientazione, non ha una precisa linea temporale nella quale si svolgono gli eventi, ma è un enorme passo in avanti. Perché innanzitutto c'è un grande miglioramento a livello grafico, pur rimanendo a un livello 2D. Siamo ad un livello 2D sempre, quindi ovviamente c'è sempre la grafica dall'alto. Quindi non c'è il grande passo in avanti che ci sarà poi in GTA 3 con l'arrivo del 3D sulla PlayStation 2, e là ovviamente parte la passione, finisce la vita sociale di molta gente. Vabbè. Comunque, detto questo, il secondo capitolo è un capitolo rivoluzionario per certi aspetti. Perché intanto ci sono enormi passi in avanti dal punto di vista grafico, che è più pulita e meno granulosa. Sono molto più chiari gli eventi di quello che si possono fare, ma è già un passo in avanti perché innanzitutto è proprio dal secondo capitolo che viene rimossa la possibilità del giocatore di selezionare l'aspetto del protagonista, di chiamarlo come cacchio gli pare, perché appunto viene introdotto un vero e proprio protagonista e parliamo di Cloud Speed. E qua ovviamente partirà anche un altro dibattito se il Cloud Speed protagonista di GTA 2 è lo stesso Cloud di GTA, che è il protagonista muto di GTA 3, perché molto spesso i giocatori daranno al protagonista di GTA 3 come cognome Speed, e quindi molti penseranno che sia lo stesso, capito? O addirittura penseranno che è lo stesso personaggio e che lo stesso GTA 3 ambientato nel 2001 non sia altro che il prequel di GTA 2, che appunto è ambientato secondo molti nel 2013.
Quindi viene introdotto il protagonista, vengono introdotti appunto anche dei personaggi secondari, personaggi che chiaramente non erano, non c'erano nel primo gioco perché tu semplicemente dovevi andare alla cabina telefonica, quello ti diceva quello che dovevi fare, invece nel 2 tu sostanzialmente lavori per dei capi della gang che poi fondamentalmente nella storia molti non l'hanno giocata, io l'ho giocata, sostanzialmente Cloud Speed fa quello che gli pare, lavora per tutti, fa i soldi, inganna chiunque e alla fine uccide tutti i capi. Che poi fondamentalmente è una storia che sarà ripresa anche in GTA 3 per certi aspetti, quindi per questo molti insisteranno è Cloud, in verità The GTA 3 è Cloud Speed, The GTA 2 e via dicendo. Quindi è un enorme passo in avanti GTA 2. GTA 2 è un gioco che cambia completamente le regole del gioco, le regole appunto di quello che era stato il franchise fino a quel momento. Non c'è ancora il passo in avanti decisivo che ci sarà in GTA 3. Però è comunque un titolo molto, molto importante perché ci sono dei passi in avanti. Viene presentata una storia, viene presentato un protagonista. Ci sono, e poi ovviamente c'è anche la cosa più comica che non sarà mai vista nei capitoli successivi. Cioè, ragazzi, voi dovete capire, molti non lo sanno, molti invece sì, però per quelli che non lo sanno, qua non sto spoilerando, perché sto spoilerando la cazzata, che però te fai morire. GTA 2 è l'unico capitolo della saga dove il protagonista può scorreggiare. Cioè, veramente, è una di quelle cose che mi ha fatto apprezzare di più. Cioè, quando c'è queste cose di panza, tu apprezzi una cosa che magari stai apprezzando di meno. C'è Grand Theft Auto 2, tu c'hai Cloud Speed, c'è il pulsantino, Cloud Speed fa la flauta lenza, Cloud Speed scorreggia. Ovviamente questa cosa non viene mai più ripresa, ma è una cosa allucinante. Scusate, a me mi viene da ridere, mi viene, però poi alla fine GTA è stato questo per molta gente, è stata anche molta ironia, c'è sempre stata una grande vena di ironia nei giochi, ma probabilmente quella di GTA 2 è stata quella migliore, per il fatto che appunto potevi fare una cosa diretta senza compromessi, tu all'improvviso andavi davanti a uno, scorreggiavi, Cloud Speed scorreggiava. Vabbè, comunque detto questo, è un gioco comunque, guarda, che sicuramente anche oggi è sicuramente invecchiato meno peggio rispetto al primo perché ci sono dei passi dal punto di vista grafico. Ci sono delle innovazioni che ormai rendono il primo capitolo antiquato. E quindi è un gioco che è vero che non è stato molto apprezzato da molti per il fatto che ovviamente c'è chiaramente ormai una grande differenza da un punto di vista grafico, quindi chiaramente se tu metti GTA 2 oggi nelle mani di un quindicenne che si vuole avvicinare alla saga, che vuole scoprire la saga, ma è ovvio che questo dice... No, ma vaffanculo, c'è sta GTA 5. Grazie al cazzo, GTA 5 è uscito nel 2013, ma non è che... Ma è ovvio che uno dice così, ma è un titolo validissimo. È un titolo che è invecchiato molto, molto meglio rispetto al primo ed è un capitolo che porta molti passi in avanti. Molte novità che poi ovviamente saranno fondamentali a livello di contenuti, a livello di trama, a livello appunto di libertà del gioco, saranno fondamentali per il terzo, dove appunto ci sarà l'innovazione del 3D, ma molto di quello che poi sarà GTA negli anni sarà merito di GTA 2. Che io devo inserire nel buono, ma qua a questo punto io lo ritengo superiore a GTA 1. Quindi io non posso che spingere GTA 1 in discredito perché GTA 1 in effetti è un titolo memorabile, è un titolo seminale, però adesso è invecchiato molto male. Io non lo metto in brutto per la paternità, ma comunque deve stare in discredito perché chiaramente poi la differenza con il 4, con San Andreas, con GTA 5, ma chiaramente c'è da tutti i punti di vista, per quanto sia stato un titolo importantissimo. Ma adesso andiamo a quella che è stata invece la vera rivoluzione, perché nel 2001 esce questo gioco, esce il gioco con la quale io mi sono avvicinato alla saga, e parlo ovviamente di Grand Theft Auto 3, e cambia tutto. Perché se già da quel punto di vista la saga, diciamo, era comunque abbastanza famosa negli Stati Uniti, gli Hauser comunque avevano trovato comunque un buon seguito, ma non parliamo appunto di una saga ancora famosa a livello mondiale, è una saga fortemente di nicchia, ci sono capitoli molto più famosi. GTA 3 invece è il titolo che cambierà completamente la storia di Rockstar Games, la storia del franchise di Grand Theft Auto, perché è un titolo che cambia completamente tutto, perché innanzitutto, come detto, introduce il 3D, quindi non c'è più la grafica dall'alto, non c'è più la sensazione che tu devi controllare qualcuno vedendo tutti dall'alto, cioè è una cosa completamente sicuramente scioccante per quelli, non scioccante per me perché io ho conosciuto questa saga meravigliosa con questo titolo epocale, mostruoso che è stato GTA 3. Però GTA 3 ovviamente per quelli che venivano dai primi due capitoli ovviamente non potevano che dire porca zozza, ma questi hanno portato un gioco che costava con la grafica dall'alto e l'hanno portato in 3D. Questi hanno cambiato tutto, hanno cambiato.
Questi hanno rivoluzionato il mondo dei videogiochi perché hanno preso qualcosa che era già innovativo di suo, che già c'aveva quella libertà d'azione che non c'era da nessuna parte, e l'hanno portato nel 3D, l'hanno portato nella grafica tridimensionale dove non c'è più tu che giochi con l'immagine dall'altra. E quella è la cosa che rende GTA 3 molto più dei primi due capitoli il padre di quello che è il gameplay del GTA moderno, anche dello stesso online, che per quanto per me sia una monnezza che veramente manca di rispetto a quella che è stata la saga, come in parte anche la Definitive Edition, ma tutta questa roba chiaramente è diventata grande proprio per quello che è stato GTA 3, che è stato un capitolo rivoluzionario. Arriva il 3D, abbiamo finalmente una vera e propria storia, perché anche nel 2 comunque non possiamo la considerare una vera e propria storia, perché sì, c'è il primo protagonista vero e proprio, Cloud Speed, poi c'è ovviamente la trama che tu lavori per capi, ma non c'è una vera costruzione. Non ci sono ovviamente ancora dei personaggi, ovviamente non c'è ancora l'idea forse da parte degli Hauser di quello che vogliono costruire a livello di trama intorno a un gioco che si basa fondamentalmente sulla libertà d'azione. Fino a quel momento hanno puntato su quello. In GTA 3 arriva la trama, arriva il personaggio Cloud, che è un rapinatore che viene rapito, spoiler, viene tradito, non rapito, viene tradito dalla sua fidanzata Catalina e successivamente lavorerà per il boss della mafia, alla fine ottiene la sua vendetta. Qua ve l'ho detto ragazzi, ho detto spoiler, quindi ovviamente non mi dovevate seguire. Quindi ovviamente se non avete mai giocato a GTA 3 mi dispiace, comunque lo spoiler l'ho detto, però chiaramente io penso che tutti almeno una volta nella vita abbiano provato GTA 3. E l'hanno apprezzato perché appunto introduce lo schema della trama, introduce dei veri personaggi, introduce il fatto di trovarsi veramente all'interno di una città che... Nella quale appunto si svolgono degli eventi, al contrario dei primi due, dove gli eventi chiaramente erano figli di quello che faceva il giocatore, ma non erano figli di una storyline, di una linea che devi seguire. Ma nonostante questo, nonostante venga introdotta una storia vera e propria, ovviamente vengono anche aggiunti degli elementi che non c'erano in GTA 2, e non c'erano nei primi capitoli. Sì, è vero, parliamo ancora di un gioco dove le moto non ci sono ancora, ma io vi dico una cosa: a me non me ne frega niente delle moto, perché è vero che poi la novità la porterà Vice City con le moto. Dove chiaramente abbiamo un gioco dove chiaramente si vola, e invece in GTA 3 queste cose non le puoi fare, a parte il Dodo, che però è semplicemente un aeroplanino piccolo piccolo che chiaramente per molti non, quindi non viene considerato da tutti come la possibilità che tu puoi volare in GTA 3, perché tu in GTA 3 puoi volare soltanto su un aeroplanino mini chiamato Dodo, quindi non è un gioco dalla quale tu puoi volare e non ci sono manco le moto. Ma è un titolo che innova, perché innanzitutto ci sono un'infinita serie di automobili, di mezzi di trasporto che non c'erano nei primi capitoli. Ci sono veicoli. Adesso, per esempio, mi viene in mente, per esempio, quello là della spazzatura, vabbè, il camion dei netturbini, diciamo, no? Che magari si utilizza anche in certe missioni del GTA 3, che non c'erano nei precedenti capitoli. Quindi ci sono dei veicoli che comunque non c'erano nei precedenti capitoli. C'è una vasta selezione delle armi. Poi, per carità, il parco è molto limitato, ma comunque ci sono anche delle armi che non c'erano nei primi due. Ci sono, soprattutto per il fatto che se non me, forse dico una stupidaggine, correggetemi se ne sbaglio, ma non mi pare che nei primi due potevi utilizzare lanciarazzi. In GTA 3 puoi utilizzare lanciarazzi. E il tutto viene completato ovviamente in un gioco meraviglioso e seminale come GTA 3, dal fatto che appunto tu, dal fatto che tutto questo viene ambientato in una città profondamente malfamata, che poi viene definita dalla Rockstar la città peggiore d'America, la città più malfamata, non mi ricordo manco il termine deciso, la città, aspetta, scusate, vado a vedere sulla serie, la città più infame d'America. E infatti lo stesso Cloud Speed è un infame, tradisce tutti, viene tradito, lui tradisce tutti quelli che sono i boss mafiosi con la quale lavora. Poi ovviamente non vi dico altro perché sennò comincio a spoilerare tutti e non voglio spoilerare, quindi chiaramente non lo fate neanche voi nei commenti, anche se mi rendo conto che molti ovviamente avranno giocato a tutti i GTA della saga a partire dal 3 in poi. E quindi chiaramente c'è questo titolo ambientato in una città incredibilmente scura, incredibilmente malfamata, un'atmosfera incredibilmente riuscita, il tutto condito con una colonna sonora incredibile dove vengono riprese le canzoni di Scarface. Quindi c'è She's on Fire, c'è Push It to the Limit, ci sono delle stazioni radio meravigliose. C'è per esempio la radio Reggae, dove ci sono le canzoni, se non mi sbaglio, appunto la maggior parte di quelle canzoni sono quelle di Bob Marley. Poi ovviamente ci sono anche delle radio, addirittura di cante musica lirica. In nessun altro capitolo verranno riprese, tranne forse le Liberty City Stories, in nessun altro capitolo viene introdotta una stazione radio come Double Chef, dove appunto sono presenti composizioni operistiche, composizioni di musica lirica di artisti come Pavarotti. E
È quello che rende il mood di GTA 3 una cosa totalmente unica nel suo genere, perché è un gioco che anche nella colonna sonora, la colonna sonora di questo gioco dà la sensazione di trovarsi davanti a un gioco meraviglioso, perché qualsiasi lato dove vai trovi atmosfera, trovi un qualcosa di bello, di affascinante, è una cosa che probabilmente unica nel suo genere, perché per esempio anche lo stesso Vice City, partendo dal fatto che è una colonna sonora incredibile, ma non c'è la varietà che c'è invece in GTA 3, che è una colonna sonora estremamente sottovalutata, ma ha la colonna sonora, forse non la migliore, perché quella di Vice City, anche dal mio punto di vista, è insuperabile. Dove ci sono pezzi allucinanti, stazioni allucinanti, ma probabilmente è quella più varia di tutte. C'è il reggae, c'è la musica operistica, c'è il pop anni 80, c'è un po' di rock, non ci stanno hard rock, heavy metal come in Vice City. C'è tantissima varietà, c'è l'house, c'è un po' di tutto. È una grandissima colonna sonora, è una grandissima ambientazione, c'è l'inizio della storia, c'è l'inizio, c'è l'avvento del 3D. Questo è un capitolo che molti magari penseranno che io stia esagerando. Cioè io vorrei mettere anche in... Vabbè, io non lo metto in capolavoro, non lo metto in ottimo, non lo metto in capolavoro perché secondo me i veri capolavori, a prescindere dal fatto che GTA 3 sia un gioco seminale, sono altri. Quindi ovviamente parlo dei Vice City e di San Andreas, e anche del 4, quindi ovviamente ci vorrebbe una categoria e mezza che non c'è. Quindi ovviamente secondo me GTA 3 comunque in ottimo ci sta ampiamente. Cioè forse non in capolavoro perché chiaramente non ha tutte quelle innovazioni a livello di gameplay che arriveranno poi dai Vice City e soprattutto in San Andreas, ma è comunque un gioco incredibile. Un po' che finire in ottimo. Dopo GTA 3, nel 2002, esce un titolo, se possiamo, ancora più rivoluzionario. I fratelli Hauser sono grandi fan del cinema anni 80, quindi sono fan di Scarface, di Miami Vice. Loro sanno appunto che hanno creato un gioco incredibile con GTA 3, perché hanno creato la città più infame d'America. Hanno ripreso Liberty, hanno preso sta città di New York, l'hanno chiamata Liberty City, l'hanno resa completamente irreale rispetto alla vera New York, ma nonostante questo sono riusciti a realizzare un'ambientazione meravigliosa, condendo tutto con le canzoni di Pulp Fiction. No, sì, no, di Pulp Fiction, che sto a dire, ragazzi, scusate, di Scarface. Invece, al contrario, in Vice City, loro che cosa fanno? Loro di conseguenza sono grandi appassionati di cinema anni 80, di Scarface, di Miami Vice, di quella che è stata la cultura di quegli anni, e decidono appunto di realizzare un gioco ambientandolo non soltanto a Miami, e quindi nella città che loro hanno apprezzato tanto per quei film, per quelle saghe televisive che comunque che per loro sono state importantissime nella loro formazione come artisti, come produttori di videogiochi. E quindi ambientano il tutto in una città basata appunto su Miami, che loro chiamano Vice City, ma l'ambientano anche in un determinato periodo storico, che è il 1986. Loro sono appassionati di Scarface e quindi decidono di realizzare un gioco che per molti viene accusato anche di plagio, perché molti hanno accusato gli Hauser di aver letteralmente scopiazzato la trama di Scarface. In effetti ci sono molte similitudini, ma la vera novità la portano proprio con questa: la vera novità che per la prima volta nella saga abbiamo un personaggio che parla. Cloud Speed o semplicemente Cloud di GTA 3, chiaramente avevamo un vero e proprio personaggio, ma avevamo un personaggio fondamentalmente muto. E anche qui ovviamente si sono stati creati i trip mentali per anni, cioè sul fatto se lui fosse stato muto per davvero, oppure semplicemente che lui non era muto, ma era diventato muto in seguito allo sparo di Catalina. Oppure c'è stata poi la terza ipotesi, che poi è diventata in realtà quello che poi dicono sempre gli Hauser, che loro dicono: noi non facciamo parlare Cloud, per il semplice fatto che dobbiamo permettere che il giocatore si immedesimi in lui, quindi il giocatore c'è una maggiore immedesimazione, chiaramente interpretando un personaggio che è muto. Perdonate la dislessia, ragazzi. E quindi, che dire, invece in Vice City portano una novità, perché per la prima volta viene introdotto un personaggio con una storia alle spalle, con un personaggio sulla quale si hanno molte informazioni, ed un personaggio che parla, il personaggio che è entrato nel cuore di molti, me compreso, e ovviamente parlo di Tommy Vercetti, che è il protagonista di questo gioco, che si chiama GTA Vice City, che esce nel 2022 e nel 2002, un anno dopo GTA 3. E oltre a uscire ovviamente dopo GTA 3, chiaramente cambia il mondo, perché viene presentato un personaggio che parla, viene presentata una storia, del fatto che lui appunto aveva scontato 15 anni in carcere, poi si rimette a lavorare per il suo datore di lavoro, e arriva in questa città per concludere un affare, e sapete poi che succede in seguito. Poi ovviamente ci sono le similitudini con Scarface, ma la trama è enorme, perché è vero che chiaramente tutto viene basato su Scarface, Miami anni 80, spaccio di cocaina, anche lo stesso Tony Versetti, che presenta delle caratteristiche comunque che sono in comune con Tony Montana, ma come, chiaramente la sua storia poi si svolgerà in maniera
con dei, diciamo, una narrazione che per molti riprende Scarface, ma ci sono molti elementi che differiscono dallo stesso Scarface, nonostante appunto sia molto simile. Viene introdotto appunto come protagonista un personaggio incredibilmente carismatico, quindi non soltanto passiamo da un personaggio muto a un personaggio che parla, passiamo da un personaggio che non ha personalità, ma un personaggio forse il più carismatico della saga, sicuramente uno dei più riusciti e probabilmente, se non il migliore della saga, almeno il secondo, perché Tommy Vercetti è un personaggio che ha fatto la storia. L'ho sfigato che poi alla fine della storia diventa il re della città. Il tutto è ambientato in una città che i ragazzi direi meravigliosa e poca, perché veramente Vice City è un qualcosa di incredibile. Vengono riprese le insegne a Neon, viene riprodotto il Babylon di Scarface, lo chiamano Malibu, viene ripresa la villa di Tony Montana di Scarface, e diventa la villa del signore della droga colombiano Ricardo Diaz. E tutta la storia poi si baserà appunto sulla ricerca del potere da parte di Tommy Vercetti. Ma soprattutto tutto basato su un gioco che è incredibilmente innovativo rispetto al terzo, perché poi vengono introdotte le motociclette, vengono introdotti per esempio i velivoli, quindi ci sono finalmente non soltanto gli elicotteri, ma ci sono anche per esempio gli aeroplani, non ci sono ancora gli aerei, quelli arriveranno con San Andreas, ma ci sono appunto degli aeroplani. E questa è già una cosa fondamentalmente diversa rispetto al 3, dove appunto non c'erano i velivoli, escluso il dodo. Ma soprattutto la innovazione arriva dal punto di vista d'armi, perché GTA Vice City è stato il capitolo della saga indubbiamente migliore da un punto di vista di armi bianche, perché ci sono tantissime armi che non c'erano in GTA, anche di quelle da sparo. C'è l'introduzione per esempio del minigun Vulcan, ma sono le armi bianche quello che rende uno di quegli elementi che rende Vice City memorabile. Cioè, perché nessun altro gioco della saga troveremo cacciavite, martello, poi abbiamo anche per esempio mannaia, macete, katana giapponese, e poi ovviamente abbiamo per concludere il tutto, oltre a un'altra serie di armi bianche, adesso non me le vengono in mente tutte, non me le ricordo tutte, ma viene introdotta anche per esempio la motosega e il suo mitico rullante, dove praticamente Tommy Vercetti sfracellava tutti e se vedeva il sangue sullo schermo, una cosa che non si era mai vista prima nei capitoli. Qualcosa veramente di me che rende questo gioco maestoso, maestoso. Un gioco incredibilmente innovativo che riesce a essere memorabile nella sua incredibile semplicità, e questo che l'ha portato molto a ritenerlo addirittura il migliore della saga. Io fondamentalmente non sono d'accordo, ma se non è il migliore della saga, sicuramente è stato il podio, perché Vice City è un gioco monumentale per la sua colonna sonora, per la sua ambientazione, l'atmosfera anni 80. Ci sono delle missioni bellissime, ci sono delle missioni secondarie che veramente portano cambio nel mondo rispetto a GTA 3. Perché non esisteva minimamente una cosa come per esempio fa il fattorino della pizza. Cioè adesso io sarò anche banale, ma anche per esempio quando tu devi andare per esempio a recuperare tutte le auto per il concessionario di BJ Smith. Ma quello cazzo, quelle sono cose. Sì, vabbè, ci stavano in GTA 3, ma comunque è più approfondito di tutto, è più appassionante. C'è una motivazione, devi far crescere una proprietà. Cose che in GTA, proprio il fatto che tutto è incentrato sulla conquista della città da parte di Tommy Vercetti. E quindi soprattutto è quella cosa che rende Vice City più memorabile di tutto, perché va bene tutto ragazzi, ma la storia che viene fortemente sì ripresa da Scarface, ma che chiaramente cambia completamente il mondo, perché è una storia che comunque ha delle idee che comunque si discostano da Scarface, quindi ci sono anche delle idee molto originali, è una storia memorabile. È probabilmente la meglio riuscita da parte di Rockstar dopo quella di GTA 4, perché è veramente un qualcosa di memorabile. Certo, alcuni magari non l'hanno apprezzata perché non la ritengono il massimo dell'originalità, ma per quanto mi riguarda, se qualcuno mi venisse a dire la storia di Vice City, io direi 10, semplicemente per il carisma del personaggio, dei personaggi che sono assolutamente una cosa fantastica rispetto al 3, perché sì, il 3 ci sono i personaggi belli, c'è Catalina, c'è Salvatore, c'è personaggi anche magari comunque sono importantissimi, sono anche personaggi ben fatti, ma ci sono anche secondo me personaggi molto anonimi, invece Vice City è l'esplosione di questo. È l'esplosione del carisma non soltanto del protagonista di Vercetti, ma anche degli altri personaggi. Dalla comicità di Umberto Rubina, dalla caratterizzazione complessa di Lance, che poi diventa una sorta di secondo protagonista del gioco. Infatti, mannaggia a te, Sam Hauser, non capisco perché tu mi hai fatto diventare Vic Vance, protagonista dei Vice City Stories, quando c'avevi Lance, cazzo. Ma sono cose che io mi ricordo ancora 20 anni dopo, ma sono cose allucinanti di un gioco che veramente c'è. Cioè, se Vice City Stories è stata un flop totale sotto tutti i punti di vista, Vice City è un gioco che probabilmente molta gente se lo ricorderà 40 anni dopo che ci ho giocato, per tutte quelle cose semplici che però sono rimaste nel cuore. Perché
personaggi come Ricardo Diaz, come anche Sonny Forelli, l'ispirazione all'immaginario di Santino Corleone del Padrino. È un gioco incredibile, è un gioco che soltanto un pazzo non metterebbe in capolavoro e che io non posso che inserire, non in ottimo, scusate ragazzi, ma qua gestire la pagina è un po' difficile e ovviamente non posso che inserirlo in capolavoro. Nonostante poi ovviamente quello che succederà dopo che sarà ancora più rivoluzionario, ma Vice City è un titolo che è stato fondamentale per certi versi per quello che poi sarebbe diventato GTA San Andreas, che è poi uscito nel 2004. Ed ecco San Andreas, ragazzi, che finalmente la Rockstar ovviamente troverà il gioco della vita, troverà il gioco che comunque ha fatto appassionare milioni di appassionati, che ha fatto completamente innamorare tutti. Un gioco, insomma, che cambia completamente la storia del mondo dei videogiochi. Perché? Perché va a introdurre tutti quei principi che poi diventeranno fondamentali per tutti i free roaming successivi. Perché va a spazzare completamente quelli che erano stati i limiti sia del 3 che di Vice City, nonostante quanto siano stati importanti, soprattutto da un certo punto di vista GTA 3. Ma se San Andreas è semplicemente un'esasperazione di tutto questo, ma è un'esasperazione che viene gestita in modo meraviglioso dai fratelli Hauser, che non hanno più, che hanno per l'ultima volta la collaborazione di Jeremy Pope e di Mark Fernandez, ecco, non mi veniva il nome di Fernandez, che saranno fondamentali per la realizzazione dell'atmosfera di questo gioco mostruoso, di questo gioco che io non esagero assolutamente a definire il più grande gioco della storia dei videogiochi. Molti saranno in disaccordo, ma ragazzi, San Andreas è stato il gioco che ha rivoluzionato tutto, tutte le saghe videoludiche, anche non soltanto Grand Theft Auto, tutti i free roaming che sono venuti, che sono stati pubblicati successivamente, sono figli di quello che è stato San Andreas, perché San Andreas è stato un gioco in grado di cambiare quella che era la percezione del free roaming, ma la percezione in generale di quello che si poteva realizzare con l'aumento della tecnologia. E c'è riuscito, nonostante fosse l'ultimo capitolo della saga di GTA realizzato per PlayStation 2, cioè non c'erano molte possibilità a livello di spazio della memoria, a livello del contenuto della mappa, ma nonostante questo, gli Hauser, ispiratissimi in un periodo dove loro appunto stanno diventando famosissimi in tutto il mondo, ispiratissimi sotto tutti i punti di vista, a livello di scrittura di una trama, a livello di innovazione, a livello di gameplay, riescono a realizzare il capolavoro. Ad ottobre del 2004, adesso non mi ricordo bene il giorno e non lo voglio andare a vedere, ma non importa, esce Grand Theft Auto San Andreas ed esce un gioco che cambia completamente tutto. A livello di gameplay, a livello di trama, a livello di ambientazioni, è una cosa pazzesca come un gioco che abbia tre città, che ha tre città, che ha la campagna, che ha il deserto, che ha una mappa che molti avrebbero detto a Sam Houser, ma tu sei matto a cercare di realizzare sto gioco e di metterlo con una mappa così estesa, nonostante chiaramente la PlayStation 2 abbia dei limiti, avesse dei limiti, perché la PlayStation 2 aveva dei limiti, ma loro ci riescono. Realizzano un gioco anche che per certe ragioni, l'ambientazione della mappa, i contenuti, chiaramente poi gli causa anche molti problemi a livello di bug, problemi che poi ovviamente saranno modificati, arriveranno le patch. Ma nonostante questo, proprio nel voler insistere a realizzare un gioco complesso, completo, rivoluzionario, realizzano il loro capolavoro, realizzano il loro big, la loro scusate ragazzi. Realizzano il più grande capolavoro della storia dei videogiochi, semplicemente questo. Perché innanzitutto non c'è più l'ambientazione in una città sola, che vabbè, ha delle isole nel caso di GTA 3 erano tre, nel caso di Vice City erano due, ma viene realizzato uno stato. Quindi c'è Los Angeles, c'è San Francisco e c'è Las Vegas, ribattezzate rispettivamente Los Santos, San Fierro, Las Venturas. C'è la campagna, c'è quella che molti chiamano Orange County. L'Orange County ovviamente è lo stato di Los Angeles, che nel caso di Rockstar Games viene chiamata Red County, viene chiamata Flint County, viene chiamata Western, che poi sarà la parte quella del gioco che viene subito in seguito a Los Santos. E viene realizzato nel deserto, ispirato fondamentalmente al deserto del Nevada. C'è anche l'Area 51, ribattezzata l'Area 69. È un titolo mostruoso perché innanzitutto c'è l'introduzione di un'ambientazione incredibile, di un'ambientazione di uno stato e non più di una città. Ma poi vengono introdotti elementi a livello di modalità di gioco, di libero cazzeggio, che non c'erano prima. Perché a prescindere dal fatto che le missioni non sono più una settantina, ma sono più di 100, lasciando il fatto che ci sono sempre quelle missioni secondarie come tassista, vigilante, che però vengono notevolmente migliorate in questo titolo.
Ma ci sono delle innovazioni del gameplay che nessuno pensava possibile dopo aver giocato a Vice City. Cioè, tu giochi a Vice City, non ti immagini che 2 anni dopo questi autentici geni che sono i fratelli Hauser vanno a realizzare un videogioco nella quale appunto te puoi andare in palestra, puoi gestire il tuo fisico, puoi mangiare, te puoi fare tatuaggi, te puoi fare il taglio dei capelli, te puoi cambiare vestiti. Certo, lo potevi fare anche in Vice City, ma potevi cambiare un determinato numero di vestiti, qua puoi cambiare tutto. Cioè, è un gioco rivoluzionario, c'è cioè le guerre tra gang, frequenti le fidanzate, puoi modificare le macchine, puoi fare le scommesse. Ci sono una serie infinita di missioni secondarie, una serie infinita di possibilità di divertirsi anche non giocando la storia. Ma è proprio la storia che, nonostante tutto questo, nonostante sia un gioco incredibile, che punta molto sulla longevità, sul gameplay, viene realizzato un capolavoro a livello di storia. Molti non saranno d'accordo, molti ritengono la storia di San Andreas molto piatta, molto incoerente, ma semplicemente la storia meglio realizzata di tutto il franchise. Oddio, magari forse non la più bella in assoluto, perché quella di GTA 4 non si batte, ma è la storia meglio realizzata e che è incredibile perché sembra incoerente, ma è incredibilmente ben realizzata, che non sembra che alla fine viene dimostrato che non è incoerente, perché viene realizzato un gioco che è gigantesco, viene realizzato un gioco, una storia gigantesca, dove innanzitutto ovviamente tutto si basa sulla vita da strada che c'è inizialmente, ma poi ovviamente quindi la vita da strada legata appunto al protagonista, Carl Johnson, per tutti i CJ, che all'inizio deve semplicemente difendere la sua famiglia, torna per la morte della madre, anche in questo caso spoilerò. E poi successivamente ci saranno una serie di eventi, ovviamente noi tutti conosciamo, io ovviamente non lo dico, perché ovviamente ci saranno anche quelle pochissime persone al mondo, ma sono un numero esiguo che non hanno mai giocato a San Andreas, e parlo ovviamente della mia generazione, io ho 27 anni, però chiaramente mi rendo conto che magari non tutti ci possano aver giocato, quindi non è giusto fare spoiler sulla trama, ma qua dovrei stare fino a domani mattina. Ma semplifico dicendo che poi è una storia che poi diventa per certi versi per alcuni incoerente, ma sembra in diventare incoerente, ma non lo è. Cioè, la grandezza sta nel fatto che poi si passa dalla vita da strada alla vita di campagna, poi successivamente lo stesso Carl Johnson si dovrà riorganizzare a San Fierro, diventa ricco, poi avrà la sua vendetta, ci saranno una serie incredibile di colpi di scena, tutti ben collegati tra di loro, perché anche se molti dicono vabbè, ma a un certo punto lavora per la mafia, che c'entra con la vita da strada? C'entra col fatto che in quel momento lui ha bisogno di soldi, ha bisogno appunto di acquisire sempre più potere per ottenere la sua vendetta e liberare suo fratello, che in quel momento era finito in prigione. Per il fatto anche che comunque lui lavora per un agente governativo che si era finto uno spacciatore all'inizio per fare i soldi, perché in questo modo può liberare suo fratello. Quindi è tutto ben strutturato, tutto ben collegato. Ed è talmente ben collegato che disorienta, perché anche l'ambientazione stessa disorienta. Quindi disorienta una storia che è talmente ben fatta che a un certo punto sembra incoerente, ma è incredibilmente realizzata. E il tutto viene condito ovviamente da personaggi che forse è vero non sono magari memorabili come quelli di Vice City, ma abbiamo comunque una serie di personaggi che sono enormi. A partire ovviamente dagli amici iniziali di Carl Johnson, quindi Ryder, Big Smoke, per poi passare a personaggi come Mike Toreno, come Zitut. Qua abbiamo, cioè a un certo punto della storia siamo in campagna, ci cioè dobbiamo organizzare, arriva il pazzo con le teorie sull'esistenza degli extraterrestri, sul fatto che il governo nasconde la verità. Ed è la genialata al punto di introdurre appunto in un videogioco un cospiratore, un hippie, che sembra strafatto di marijuana, che però dice delle cose che uno dice: ma questo non può essere solo fatto di marijuana, di erba, perché questo dice, si basa su delle teorie che possono essere veritieri, cioè del fatto dello schianto dell'UFO a Roswell, della teoria del complotto. Questo è un gioco che ha tutto quella che è stata la cultura pop americana fino a quel momento, e Scientology con l'Epsilon Program, che poi tornerà in GTA 5 ma in chiave completamente diversa e molto ben riuscita secondo me, per quello appunto che era stato il mistero che gli stessi Hauser hanno contribuito ad alimentare, i misteri del Body Bags, sono tutti misteri che gli stessi Hauser hanno contribuito ad alimentare, sono quegli elementi che rendono il gioco monumentale, che rendono il gioco un classico senza tempo, che nonostante adesso magari sono passati un sacco di anni, è un gioco che ha cambiato completamente le regole del gioco, ed è un gioco che senza la quale molto di quello che sarebbe venuto dopo non sarebbe mai esistito. E questo è il vero pregio che rende San Andreas un capolavoro immortale, nonostante siano passati quasi 20 anni dalla sua pubblicazione. Ed è quello che mi fa più storcere il naso, proprio per la versione, appunto, diciamo, la trilogia completa che c'è sia GTA 3, Vice City che San Andreas, che semplicemente porta il titolo nel futuro, cioè ci mette la grafica nuova, però ovviamente non è che aggiunge qualcosa davvero.
come del resto non aveva aggiunto GTA 5, ma GTA 5 è un discorso diverso. Quindi per questo là il difetto della trilogy completa, GTA Trilogy, che è uscito appunto l'anno scorso. Ma tornando a San Andreas è semplicemente stato il gioco che ha cambiato le regole della storia. Ha fatto la storia dei videogiochi, ha appassionato milioni di persone, ha rivoluzionato quello che era l'idea stessa del free roaming. È semplicemente il miglior titolo della saga, che non può che andare a finire in capolavoro, ma è oltre il capolavoro. Non c'è una categoria sopra, non la metto, ma probabilmente la devo mettere. Quindi mi spiace ragazzi, ma la devo mettere, perché per quanto io ami Vice City, per quanto Vice City sia stato un titolo memorabile, San Andreas secondo me rimane comunque 4-5 spanne sopra, perché veramente se molta gente si appassiona a GTA è in merito proprio a questo gioco monumentale, a questo gioco che probabilmente molte non riuscirà a fare più nessuno, perché ci sono molti titoli che oggigiorno si assomigliano. È un capolavoro senza tempo, è un gioco mostruoso. È un gioco che almeno che una persona dovrebbe provare almeno una volta nella vita, perché è un gioco monumentale, monumentale. Quindi è un gioco che adesso io sta ragazzi sto inserendo la categoria oltre. No, scusate, mi sono sbagliato. Adesso qua io ci scrivo oltre e ci vado ad aggiungere un colore che comunque ci sta bene, quindi ovviamente qua ci posso mettere un bel, ma ci posso mettere pure un fucsia. Capolavoro in rosso. E quindi è ovvio che non può che andare nella categoria oltre, perché San Andreas è l'oltre e l'oltre. Per me, per quanto mi riguarda, anche se molti non saranno d'accordo, è il più grande titolo della storia dei videogiochi. Un gioco meraviglioso. È una cosa che almeno tutti devono provare almeno una volta nella vita, perché chiaramente quando c'è una cosa del genere capisci che veramente hai trovato qualcosa di bello, di appassionante, di innovativo, di un qualcosa di veramente di ben realizzato, indipendentemente dal fatto che sono passati 20 anni, quindi è un gioco che anche a livello grafico sente il peso dei suoi anni, ma a prescindere da questo non può che finire inoltre, perché è un gioco maestoso, maestoso, che consiglio a tutti quelle pochissime persone che non l'hanno mai provato, perché chiaramente tutti almeno una volta l'hanno provato nella vita. Quindi ragazzi, dopo il capolavoro di San Andreas del 2004, a quel punto diciamo cominciano i problemi da Rockstar, perché innanzitutto se ne vanno quelli che erano stati i programmatori importanti fino a quel momento, quindi se ne vanno Bob e Fernandez, e poi nel 2006 se ne andranno anche King, Foreman e Donovan, e restano solo i fratelli House. In un'atmosfera dove chiaramente, dopo che hai realizzato un gioco così, chiaramente uno potrebbe dire: ma che cavolo devi fare? Te puoi anche ritirare. Gli House sono ancora ispirati, però ci sono degli scontri con gli altri programmatori che spingono gli altri programmatori ad andarsene, ma il motivo principale è anche, insomma, la realizzazione di due giochi che diciamo non vengono considerati capitoli della saga, vengono considerati semplicemente dei prequel, quindi parlano ovviamente di Liberty City Stories e dei Vice City Stories. Quindi escono due titoli che fondamentalmente sono prequel di quelli che sono stati inizialmente prima GTA 3 e poi Vice City, quindi vengono ambientati prima, alcuni anni prima. Però sono giochi che vengono molto mal visti per una serie di punti di vista, innanzitutto perché vengono pubblicati per la PlayStation portatile inizialmente, non per la PlayStation 2, poi arriveranno su PlayStation 2. Arriveranno su PlayStation 2, ma partono fondamentalmente per la PSP. Quindi vengono molto mal visti, ma anche e soprattutto perché chiaramente te esce il gioco della vita. È chiaro che tu ti aspetti ancora meglio, ma però chiaramente molte persone non avevano capito che gli Hauser non potevano realizzare qualcosa di migliore di San Andreas, perché avevano fatto il gioco perfetto, avevano fatto il gioco del Dio. Cioè, per quanto l'ispirazione era ancora molto forte, chiaramente non ti potevi aspettare questo. E questo è uno dei motivi che ha contribuito secondo me a sottovalutare fortemente, a sottovalutare sicuramente molto Liberty City Stories, a valutare nel modo giusto Vice City Stories, che è un titolo della saga secondo me molto, molto poco ispirato, ma nonostante questo molto valido, ma semplicemente ci troviamo davanti a due capitoli che non hanno comunque la stessa presa, che non hanno quella libertà di azione e tutta quella serie di elementi che aveva reso San Andreas un capolavoro senza tempo. Liberty City Stories, come detto, viene ambientato nel 2003, viene ambientato, scusate, esce nel 2005 e viene ambientato nel 1998, quindi viene ambientato 3 anni prima del GTA 3. Che cosa porta Liberty City Stories? Liberty City Stories semplicemente riprende fortemente quelli che erano i temi del primo capitolo. Il protagonista è Tony Cipriani, che nel primo capitolo in GTA 3 era semplicemente uno dei tanti datori di lavoro di Cloud. Qua viene mostrato più giovane, molto più magro, viene mostrata quella appunto che è la sua vita all'interno dell'associazione criminale dei Leone, nella quale appunto lui diventa inizialmente un fantoccio, poi successivamente diventa il braccio destro di Salvatore Leone, insegue una serie di missioni. Quindi è una storia che sicuramente se lascia prendere poco, perché chiaramente è poco ispirata, perché chiaramente è monotematica. Tu torni comunque su una città che comunque era già grandissima, ma comunque in ogni caso
anche la storia in sé, che comunque è poco ispirata, di un gioco che però è stato molto, molto contestato e criticato, ma che secondo me contiene degli elementi molto interessanti. Innanzitutto perché rispetto al 3 abbiamo le moto, anche se purtroppo viene tolta anche in questo caso la possibilità di volare, poi questo sarà giustificato dagli Hauser come per il fatto che, cioè, non si può volare per il fatto che comunque Liberty City è limitata, ok, però chiaramente c'è avuto tempo dal 2001 al 2005. Ma nonostante questo cambia molto l'esplorazione della città, perché ci sono le moto, c'è vabbè, c'era, diciamo, il traghetto, adesso non mi ricordo il nome preciso. Ma comunque, in ogni caso, poi abbiamo una città che comunque, è vero che per certi versi riprende fortemente quella del GTA 3, ma che comunque presenta delle novità, perché ci sono delle cose in costruzione, come ad esempio il cantiere navale, che non è esattamente come quello del GTA 3, come per esempio il fatto che la città viene modificata dalla storia. Tony Cipriani ha la possibilità di distruggere molte parti della città nel corso della storia, come per esempio quella missione Paintball, nella quale alla fine muore Franco Forelli, che è il padrino in quel momento della famiglia Forelli. Quindi è un gioco che secondo me cambia l'esplorazione della città. È un gioco che sicuramente per certi versi annoia, perché è vero, le missioni, insomma, sono pure abbastanza ripetitive. Sono sicuramente anche le missioni secondarie, non so niente di che, però secondo me cambia molto bene la visuale di come poter girare Liberty City, proprio per il fatto che ci sono le moto, c'è appunto il traghetto, la puoi visitare in modo diverse, e ho trovato molto intelligente l'idea appunto di far modificare la città in base agli eventi del gioco. È un gioco che sicuramente molti contestano e ci hanno anche ragione per certi versi, perché comunque la storia non è niente di che, ma che comunque secondo me ha dei punti molto a suo favore, a partire diciamo, il carattere di Tony Cipriani, che comunque è un personaggio secondo me ben fatto, che ha comunque una storia molto coerente con quelle che sono le sue scelte, con quello che è il suo personaggio, con quello che poi diventerà in GTA 3 lui. Quindi secondo me è un gioco molto valido, molto, molto sottovalutato, soprattutto ritenuto molto inferiore a Vice City Stories. Io di questo non sono per niente d'accordo. È un gioco che sicuramente non posso paragonarlo ai mostri sani come San Andreas e Vice City, e anche allo stesso GTA 3. Però è un gioco che secondo me io lo ritengo buono. Questo è un buon gioco, questo è un gioco che io comunque ho giocato con piacere. Mi rendo conto che chiaramente per chi ha giocato a San Andreas la poteva ritenere una merda delle merde, ma è un gioco molto valido. Non aggiunge molto al franchise, questo è vero. Ma è un gioco che secondo me si fa giocare con molto piacere. Vabbè, poi ovviamente qua, ragazzi, abbiamo anche Advance, che qua abbiamo lo stesso discorso di GTA London 69 e 61, ma Advance semplicemente non l'ho mai giocato, quindi non lo posso valutare, me l'ho scordato. Però comunque non mi sono perso niente, perché comunque è stata un'idea secondo me fallimentare. Cioè, tu c'hai GTA 3, c'è GTA Vesini, ma perché devi tornare un'altra volta alla visuale in 2D quando hai portato GTA nel 3D? Hai portato GTA nella nuova generazione e l'hai reso comunque un titolo innovativo. È una cosa che non ho mai capito. Quindi, francamente, sono contento di non aver mai giocato Advance. Cioè, aveva un senso giocare al primo e al secondo, e magari anche London. Non ha sicuramente senso, secondo me, per molto. Cioè, questo potrebbe valere anche per Cinata Wars, però Cinata Wars è un titolo molto superiore. Non aveva molto senso, chiaramente, tornare a un gioco 2D. Liberty City Stories, tornando a lui, lo ritengo un grande gioco. Cioè, non un grande gioco, ma comunque un gioco secondo me piacevole. Non a livello dei mostri sacri, ma comunque un gioco molto sottovalutato. Lo stesso non posso dire di Vice City Stories, che è stato criticato da molti, ma è elogiato comunque anche da un sacco di gente, e secondo me invece rimane un titolo molto sovravvalutato. GTA Vice City Stories, secondo me, è un enorme passo indietro, non soltanto rispetto a chiaramente quello che è stato San Andreas, anche se comunque a livello di gameplay è molto pieno, ma anche insomma per quello che era Vice City. Perché innanzitutto propone una città che dalla prima Vice City veramente, cioè, sì, ha qualche elemento, ma non ha l'atmosfera, non sento il calore degli anni 80 delle canzoni, non sento la città che vive. È una città che non vive, è una città innanzitutto secondo me molto brutta, per il fatto che appunto non ha tutte quelle attrazioni che c'erano in Vice City. Non può entrare nel Malibu, non può entrare nella villa che allora era ancora di Ricardo Diaz, ma non puoi entrare anche in una serie di posti. Cioè, sì, c'è sta la base militare, ma aggiunge poco. Soprattutto mi sei andato a togliere quelli che erano gli elementi, i posti che rendevano la città di Vice City mostruosamente bella da visitare quando non era in missione. E soprattutto nel gioco non si respira, sembra veramente di giocare nella Miami contemporanea del 2006, non nella Miami del 1984, che è l'anno in cui è ambientato il gioco. Quindi c'hai un titolo che secondo me aggiunge poco. Poi a livello di gameplay, per carità, è sicuramente un titolo buono a livello di gameplay, ma è un titolo che include molto non solo per la città, ma anche per la storia. Perché si basa tutto sul fratello di Lance, Vic Vance,
che è il protagonista del gioco, che poi nella storia viene raccontato che lui deve mettere i soldi da parte perché loro hanno un altro fratello che è malato d'asma, quindi non devono prendere i soldi. Ma è una storia fortemente incoerente perché lui inizialmente si dichiara un personaggio integro, è un militare all'inizio, poi diserta dall'esercito, viene cacciato è un marine, viene cacciato dai marine e si mette insomma a fare il criminale nonostante continui a predicare integrità, amicizia, lealtà e cavoli vari. Quindi secondo me è anche un po' incoerente, anche lui a livello di personaggio che non è molto carismatico, in un contesto di storyline secondo me troppo pigra, che vuole assomigliare moltissimo al primo Vesiti senza avere la magia del primo Vesiti, per quanto ci sono personaggi secondo me veramente meravigliosi, a parte ovviamente c'è anche Phil Collins, poi ci sono personaggi come Renly Wassermeyer, che è un personaggio strepitoso, però non, secondo me questo non Questo è un altro difetto di un gioco che ha delle cose buone. C'ha appunto Phil Collins, il transessuale Reni Wassulmaier, che non si capiva appunto, però è un personaggio spettacolare. Poi introduce anche degli elementi piacevoli, ci sono le moto d'acqua, c'è la modalità impero. Però la modalità impero io l'ho sempre ritenuta la brutta copia delle guerre tra gang, ma comunque è un gioco. Per esempio puoi anche nuotare, però ad esempio c'hai la cosa mozzata, puoi nuotare, ma a differenza di San Andreas non puoi andare sott'acqua. Ma cazzo, San Andreas potevi andare sott'acqua, perché in Vice City Stories che è uscito 2 anni dopo non potevi andare sott'acqua? Queste sono cose che non ho capito. Io Vice City Stories lo dico ragazzi, se c'era un capitolo che dovevo mettere in brutto, probabilmente è questo. Cioè io vabbè ragazzi, io lo metto in discreto perché comunque i suoi pregi ce l'ha, ma è un titolo molto deludente, neanche lontanamente paragonabile a Vice City, che secondo me aggiunge veramente poco alla saga. Per quanto abbia anche delle cose positive, ci sono molte cose negative. Anche per esempio il fatto che non puoi raggiungere il 100% con la storia, che è una cosa che mi ha dato molto fastidio. Infatti è stato l'unico GTA, diciamo, di quelli 3D che io non sono riuscito a completare al 100%, semplicemente perché c'è una grande ripetitività a livello di missione. Anche quello è un altro punto debole di questo gioco. Il fatto che ti dà sempre la sensazione di fare un continuo giro, droga e puttane, droga e puttane, in una storia che è molto poco coerente, e anche per il contesto appunto del gameplay, che anche insomma ci sono missioni molto secondarie molto ripetitive tra di loro, quindi quasi riprendiamo il testo droga puttane un infinito giro, che però secondo me non porta a nulla di buono. Quindi è un gioco, io non lo metto in brutto perché secondo me non esiste GTA brutto, a parte forse Advance, forse, però ragazzi, parliamo di un gioco molto deludente, soprattutto rispetto a quello che era stato, di quanto buono era stato fatto fino a San Andreas, che è là veramente l'apice degli apici, non solo di GTA, ma di tutta la storia dei videogiochi. Poi apre il dibattito, chi non è convinto che il più grande gioco della storia dei videogiochi è GTA San Andreas, apre un dibattito, ditemi che ne pensate, scambiamoci opinioni. Io mi rendo conto che questo è un video anche molto lungo, per certi versi anche molto pesante, però insomma ragazzi, se siete appassionati di GTA, io sto facendo appunto una tier list molto lunga, molto dettagliata, perché ci tengo particolarmente a parlare di una saga che comunque fondamentalmente mi ha cresciuto, di cui appunto io ci sono molto affezionato, che mi ha dato tantissimo a livello di emozioni, perché è stato questo il pregio di GTA per me e per centinaia di altre persone, quello di appunto di regalare emozioni che secondo me nessun altro gioco ha dato a nessuno, perché veramente, ragà, diciamo la verità, GTA è stata una cosa fenomenale, sono stati 25 anni incredibili. Ci sono stati anche dei passi falsi, ci sono stati anche delle cose che secondo me non sono state indovinate, tipo per esempio la trilogia adesso di GTA 3, Vice City San Andreas e anche l'online, che io lo valuto molto negativamente perché sono appassionato di single player, cioè io voglio la libertà d'azione anche quando gioco. Comunque ragazzi, detto questo, arriviamo finalmente al 2008, dove c'è un'altra rivoluzione, perché esce GTA 4, capitolo attesissimo. E c'è la rivoluzione perché arriviamo nell'alta definizione, quindi ovviamente non siamo più nella low definition, nell'era del 3D, della 3 dimensioni. Grazie al motore grafico Europa, scusa, perdonatemi il termine, non so se è quello giusto, gli Hauser riescono a far fare alla saga un enorme salto di qualità. Realizzano appunto un gioco ambientandolo nella moderna Liberty City di New York, quindi Liberty City del 2008, ma una Liberty City che fondamentalmente non c'entra niente con quella di GTA 3, perché è letteralmente, cioè, rappresenta in tutto per tutto quella che era la vera New York del 2008. Ma tutto questo cosa è possibile grazie all'introduzione di un nuovo motore grafico che permette di avere appunto una risoluzione in alta definizione, ed è quello che succede con GTA 4. La saga di GTA va nell'alta definizione perché viene introdotto il nuovo motore grafica.
Poi ovviamente c'è una fisica che viene migliorata in modo spaventoso, le persone non sembrano delle marionette che camminano, sembrano persone vere. Poi c'è anche un'introduzione per esempio al sistema dei danni, le macchine si rompono in un modo molto realistico, anche quando si spara, c'è un limitato parco d'armi, questo è un grande punto indietro di GTA 4. Però nonostante questo comunque le armi sono realistiche, cosa che non erano nei capitoli 3D. Poi ovviamente chiaramente, già questo insomma porta ovviamente a rivoluzionare la saga e quindi io già ve lo dico ragazzi, io GTA 4 lo metto in capolavoro, perché GTA 4 è un capolavoro, io non lo metto oltre perché San Andreas secondo me, neanche GTA 4 ha fatto la storia di San Andreas, ma GTA 4 è il gioco con la migliore ambientazione della saga, perché Liberty City GTA 4, tutto completato con la sua incredibile colonna sonora, dove appunto c'è di tutto e di più, c'è musica est-europea, c'è musica elettronica, c'è musica ambient, ci sono gli artisti per esempio della Warp Records come Apex Twin. Ma per esempio ci sono stazioni rock classico, cioè, ci sono stazioni punk, c'è cioè tutto. Una colonna sonora che condisce in un modo incredibile una città già incredibilmente dettagliata che è la Liberty City di GTA 4. Viene introdotta la Statua della Libertà, chiamata la Statua della Spensieratezza. Vengono introdotte tantissime cose, vengono introdotte. C'è un nuovo sistema dei danni. E soprattutto è il capitolo, viene realizzata appunto una trama incredibilmente realista che si discosta da tutti quelli che erano stati gli stereotipi del primo, dei primi GTA, dei GTA in 3D, perché non abbiamo un membro della gang, non abbiamo appunto il mercenario come GTA 3, c'è cioè un mercenario anche Nico, ma viene completamente cambiato il mondo proprio all'interno della storia perché viene resa più realistica, vengono resi più realistici i personaggi, viene appunto messo come protagonista un personaggio pazzesco, secondo me il più grande protagonista della storia di GTA, e parliamo ovviamente di Nico Bellic, che viene realizzata una storia su di lui che è incredibile. Pazzesca. Una storia della quale appunto lui che è che nella storia viene presentato come un immigrato che cerca di dimenticare il proprio passato, è andato dal cugino in America e là cominciano le sue disavventure. Non è il sogno americano che sperava lui, perché là finisce nel mondo della criminalità, quindi sostanzialmente funziona un po' come anche Cloud Speed del GTA 3, sei un mercenario, ma qua viene presentata una storia di passato tragico alle spalle da parte di Nico, una storia di vendetta nei confronti dell'uomo che aveva tradito i suoi compagni. C'è un personaggio ricco di sfumature per le sue analisi che fa della vita. È un personaggio complesso, ironico, sarcastico. Nico Bellic è il personaggio, è un qualcosa che gli Hauser volevano fare da anni e che non avevano potuto fare, per esempio, per i limiti del 3D, ma che poi riescono a fare con l'arrivo di GTA in HD con GTA 4. Viene realizzata una storia pazzesca. Per profondità, per complessità, personaggi, vengono introdotti personaggi meravigliosi come può essere, ad esempio, anche lo stesso, oltre allo stesso Roma, Little Jacob, Brucey Giblets. È un gioco incredibile. È un gioco con una storia meravigliosa, con dei personaggi meravigliosi, con una città che è veramente la vera protagonista. Ed è un gioco, come detto, rivoluzionario perché porta GTA in HD e solo per questo non può finire in capolavoro. Non siamo inoltre perché, oltre semplicemente, ci deve andare il capolavoro, San Andreas. Quello è il gioco dei giochi, ma GTA 4 è un capolavoro. È un gioco rivoluzionario. È un gioco senza la quale GTA 5 non sarebbe mai potuto nascere. È il gioco che cambia, che porta Rockstar nel futuro. Ha un grande successo commerciale. Ha molti anche bug all'inizio, ma è comprensibile perché comunque loro dovevano lavorare a livello grafico su qualcosa sulla quale loro non avevano mai lavorato. Perché l'HD era già presente, per esempio, in Gran Turismo, ma non era presente ancora in GTA. Il grande merito dei fratelli Hauser è stato proprio questo. Portare GTA nel futuro. Quindi per questo GTA 4 non può finire capolavoro, perché è un titolo comunque da 10. San Andreas è senza voto che manifesta superiorità, ma GTA 4 come vesite è un capitolo da 10. Un gioco meraviglioso. Poi successivamente, dopo GTA 4, vengono realizzate anche due espansioni, Lost Endem e Banatog Gedoni. Qua ne parlerò molto brevemente, perché comunque sono molto comunque legati come gioco a GTA 4. È tutto ambientato nello stesso contesto, tipo storico, è ambientato sempre a Liberty City, sempre nel 2008. Cambia semplicemente che in Lost and Damned il protagonista è un motociclista, Johnny Klebitz. Nel Ballad of Gay Tony, per esempio, il protagonista è Luis Lopez, un ragazzo domenicano che lavora come buttafuori per un impresario di locali notturni come Anthony Gay Tony Prince. Sono giochi che secondo me, che però nonostante appunto siano delle espansioni, siccome del resto era un'espansione GTA Londra 61 del 69, comunque è vero che da un punto di vista non è che vanno a cambiare il mondo, non è che vanno a cambiare la storia di GTA, ma comunque aggiungono, vanno insomma ad ampliare a quelle che erano le mancanze di GTA 4, perché GTA 4 è un gioco monumentale, ma soffriva appunto nel suo voler essere come forza realistico e quindi andava a togliere molte armi, molti veicoli, andava a togliere molte di quelle cose che comunque
erano state meravigliose in San Andreas. GTA Lost Endemned, soprattutto se parlato che donne, le riportano. Lost Endemned porta una grande serie di moto che non c'erano mai state in nessun titolo precedente. The Ballad of Gedoni, ci sta l'elicottero da guerra, quindi il Buzzard. Ci stanno appunto delle armi che chiaramente non c'erano prima, ci cioè sono appunto degli esplosivi che si potevano lanciare. Certo, per esempio anche in San Andreas c'è stava la granata che tu la lanciavi, facevi esplodere il meccanismo, ma per esempio in The Lost Endemned c'è stata la granata che tu puoi sparare dal fucile. The Ballad of Gedoni, per esempio, ci sono anche altre armi simili che sono un po' diverse, ma che comunque non erano presenti nelle precedenti capitoli, quindi anche The Lost Endemned e The Ballad of Gedoni innovano. E sono due titoli che cui gioco sempre con piacere. E che io metto entrambi in ottimi, perché sia The Ballad of Gedoni che The Lost Endemned sono ottimi. Non siamo ai livelli chiaramente del GTA 3 che io metto comunque davanti. Cioè io preferisco GTA 3. Anzi, scusate ragazzi, ho sbagliato, questo è Chinatown Wars. Però comunque sono due titoli importantissimi perché introducono a livello dei veicoli e delle armi. Portano comunque, presentano due storie comunque molto interessanti, anche se non a livello di Niko Bellic. Il tutto è molto ben studiato, è bello perché tutto si svolge nello stesso periodo temporale della storia di Niko Bellic, quindi insomma le loro storie sono collegate per certi punti di vista, e sono belle, sono appassionanti, sia quella di Lost Endemned in particolare per il suo finale bellissimo, che quella più, diciamo, spensierata di The Ballad of Gedoni, dove chiaramente non sei un motociclista, sei un impresario dei locali notturni. Ci stanno anche scene dove tu puoi andare a fatte le ragazze, te fai anche quella che, per esempio, quella là che si chiama Johnny, che controlla il Masionette, puoi ballare, puoi fare tante cose. Sicuramente a livello di innovazione non aggiungono molto per quanto riguarda la grafica, ma aggiungono molto a livello, insomma, di quelle che erano le mancanze di GTA 4, che vengono corrette da due espansioni bellissime, che entrambe mette in ottime, non le mette in capolavoro, perché non sono capolavoro, anche perché sono prequel, quindi hanno una durata minore, sono poche missioni. E anche perché comunque Johnny Knevitz e Luis Lopez non sono personaggi con il carisma di Niko Bellic, ma sono due titoli secondo me molto validi, che in ottimo ci stanno tutti. Successivamente, ragazzi, la Rockstar, per non farsi mancare manco con 4D, il capitolo comunque per la PlayStation portatile, fa uscire Chinatown Wars nel 2009. E Chinatown Wars viene considerato appunto un gioco che appartiene all'universo di GTA 4, di Lost Endemned e del Ballad of Gedoni, però è un gioco che esattamente come Advance riprende lo schema dello schermo dall'alto, perché viene portato sia per PSP che per Nintendo DS. Per PSP non lo so, correggetemi se sbaglio, sicuramente per Nintendo DS. E quindi viene pensato appunto per quel mondo, cioè loro vogliono investire anche comunque sulla PlayStation portatile. E realizzano un titolo a cui ho giocato e che molte volte io gioco con piacere, io metto subito in buono, perché Chinatown Wars è comunque un bellissimo gioco, secondo me. Sì, è vero, chiaramente dopo che giochi a un gioco come GTA 4 a livello grafico, chiaramente dice ma io torno al 3D, però rispetto ad Advance, secondo me rispetto ad Advance è un gioco molto più bello, perché innanzitutto la storia appunto di Wang Lee è molto interessante, molto entusiasmante, il mistero della morte del padre e molte altre cose. Certo, poi a livello di meccaniche soffre, ma è infinitamente superiore ad Advance e anche ovviamente ai due titoli di GTA ambientati a Londra. Ed è quindi un gioco che presenta molte caratteristiche interessanti a livello della storia, ma vabbè, chiaramente. Però non è un gioco che può reggere il confronto né col 4 né con le espansioni, perché chiaramente, torniamo al discorso di prima, grafica dall'alto ci sono dei limiti, anche se in questo caso comunque è molto divertente da giocare a livello di gameplay, perché ci sono molte cose interessanti da fare. No? C'è anche, ad esempio, l'innovazione della missione della droga. Adesso non mi ricordo bene come funzionava, però insomma era una cosa molto innovativa. Quindi Chinatown Wars, secondo me, in buono ci sta. È sicuramente superiore sia a GTA, il primo GTA, ma là bisogna riconoscere la paternità, e a Vice City Stories, che al contrario è molto deludente. Ecco, io Advance, ragazzi, non ci ho mai giocato, però Advance, secondo me, è brutto, ce n'è andato. Cioè, anzi, no, non lo metto in non giocato, semplicemente che non l'ho mai giocato, ma se l'avessi giocato l'avrei messo in brutto, perché secondo me è veramente brutto Advance. Anche in questo caso è ambientato in un universo 3D, ma non aggiunge niente. E ha una storia, secondo me, molto monotona, che non entusiasma, ecco. Nonostante comunque chiaramente qualsiasi GTA ha comunque qualcosa che ti riesce a appassionare, anche lo stesso Advance. E poi ragazzi, arriviamo adesso al punto che probabilmente tutti aspettavano, la mia opinione su GTA 5. Ragazzi, che dire su GTA 5? GTA 5, io ve lo dico subito, GTA 5 è uscito nel 2013, è sicuramente spopolato il mondo, poi ha spopolato ancora di più con l'arrivo di online. È un grande gioco, ragazzi. Io ve lo dico, io lo metto in ottimo. Cioè, però non può stare a livello di GTA Vice City e di GTA 4. E neanche di San Andreas. Guarda, io vi dico una cosa, GTA 5 lo metto davanti sia al 3 che alle due espansioni del 4.
Però GTA 5, nonostante abbia moltissimi pregi, molta gente giustamente ha detto che GTA 5 c'ha anche dei difetti. Perché sì, va bene, tu ci hai avuto chiaramente un sacco di tempo per svilupparlo, per sviluppare un gioco che fosse profondamente diverso dal 4. E infatti GTA 5 è un gioco, nonostante sia il seguito del 4, lo stesso universo, è un gioco che sostanzialmente col 4 non c'entra niente. Perché non ci sono i limiti, non c'è... Non ci sono tutte quelle caratteristiche che rendevano comunque GTA 4 così iconografico. Poi, per carità, ragazzi, GTA 5 è un grande gioco. Innanzitutto perché ci sono delle innovazioni che comunque sono date di fatto. L'introduzione dei personaggi per la prima volta nella saga, eh. Ma certo, c'era anche Red Dead Redemption, sempre grandissimo dito della Rockstar, dove alla fine controllavi il figlio di John Marston. Ma qua controlli contemporaneamente tre personaggi. E sono personaggi molto interessanti. Sono personaggi. Michael e Trevor sono due personaggi strepitosi, secondo me. Trevor, grandissimo. Cioè, sono personaggi innanzitutto innovativi perché sono anche tre personaggi fuori dagli schemi, o meglio due. Franklin no. Franklin è lo stereotipo del gangsta che vuole uscire dal quartiere. Ed è anche molto egoista rispetto alla sua gang, quindi questo lo differenzia molto da CJ. Ma il classico protagonista tipico del GTA, quello che deve comunque ricorrere alla criminalità per cercare di fare soldi, per sopravvivere, ma comunque è il classico stereotipo che c'era anche prima con CJ. Però CJ è un personaggio molto più compiuto, è molto più simpatico, e per certi versi molto più riuscito dello stesso Franklin, che è un personaggio secondo me molto deludente. Molte persone hanno apprezzato Franklin, però c'abbiamo Michael e Trevor che sono due personaggi strepitosi, perché sono due personaggi completamente fuori dagli schemi che c'erano prima nei protagonisti del GTA. Perché Michael è un personaggio con la famiglia che è sempre comunque in equilibrio tra affondare e riemergere, perché comunque lui è un rapinatore. Però nonostante questo, appunto, sa che si deve occupare della moglie e dei due figli ribelli, cercate un rapporto con loro, succederanno degli eventi. Cioè, comunque vuole bene la sua famiglia, ma non riesce a rinunciare al fatto che lui pure vuole essere anche un rapinatore. E questa è una cosa che non può più fare perché è in programma protezione testimone, si potrebbero scoprire delle cose che metterebbero in pericolo la sua famiglia. È il classico ragazzo di squilibrio che c'è chiaramente tra le varie situazioni che affrontano le persone che non sanno dove andare a parare. Quindi per questo è un personaggio incredibilmente realistico, Michael. Ma ancora più ben riuscito è lo stesso Trevor, perché Trevor è il personaggio che probabilmente c'entra di meno con tutti gli altri personaggi, perché è semplicemente un pazzo. Perché tutti gli altri protagonisti, sì, erano dei criminali, erano personaggi che uccidevano, ma uccidevano per una ragione. Trevor uccide per il gusto di uccidere, perché semplicemente ci viene presentato come un pazzo schizzato che vive, che si è fatto un tatuaggio sul collo, Cat Hair. E poi viene presentato appunto come un personaggio che ha evidenti problemi psicologici e mentali. A livello psicologico e mentale, è un personaggio insomma che probabilmente ha subito delle turbe per il fatto che voleva diventare un pilota, poi non c'è riuscito perché è stato trovato lo squilibrio mentale, aveva un padre violento, una madre spogliarellista. E quindi insomma è un personaggio totalmente fuori dagli schemi, è un personaggio che è incredibilmente astuto, ma nonostante questo poi quando si fa prendere dalla rabbia diventa un folle. E considera appunto come unica missione della sua vita appunto essere un criminale. Cioè lui non vede via di mezzo come vede Michael. Cioè Trevor è complesso proprio il fatto che lui è completamente fuori dagli schemi. Cioè è un pazzo schizzato. Però nonostante questo riesce a trovare umanità quando chiaramente l'umanità emerge nel suo rapporto con Michael, con la madre, con Patricia Madraso. È un personaggio che per quanto sembri appunto assurdo, è proprio per quello che rende un personaggio complesso, interessante, entusiasmante da giocare e da scoprire, anche nelle varie scelte che si possono fare nel corso del gioco. Poi che altro dire, ragazzi, su GTA 5, io non mi voglio dilungare troppo a parte i personaggi. L'ambientazione è maestosa. Non c'è San Andreas, non c'è solo San Fierro Las Venturas, ma c'è Los Santos. Strepitosa, realistica, bellissima, inquadra perfettamente il mondo moderno. C'è Hollywood, ci sono chiaramente quello che è il mondo moderno, ci sono i social network. È GTA che ormai è arrivato nel futuro, che poi chiaramente c'è un'enorme ambientazione tra campagna e deserto, ma è un gioco mostruoso perché c'è nell'ambientazione. Poi chiaramente, certo, se hai fatto una mappa enorme, non c'entrava San Fierro e Las Venturas, io pensavo che tu dovevi fare anche comunque gli spin-off che sarebbero stati una buona idea con San Fierro e Las Venturas, poi hanno puntato su online e hanno trovato la gallina dell'uovo d'oro. Ma nonostante questo, comunque l'ambientazione è bella. E poi chiaramente non sono state aggiunte San Fierro e Las Venturas perché evidentemente era troppo grande l'ambientazione. E quindi magari gli Hauser ritenevano che chiaramente poteva essere tutto dispersivo. Ma nonostante questo, l'ambientazione è il punto forte di questo gioco. Poi chiaramente ci sono delle missioni bellissime, come per esempio quella dell'invasione del laboratorio dove viene sintetizzato il gas nervino con l'FBI, con Dave Norton, con Steve Haynes.
sono delle missioni bellissime, insomma, missioni che non saranno mai viste prima. E questi sono sicuramente i punti forti di un gioco, però ahimè ha degli enormi punti deboli. Innanzitutto perché è un gioco spersonalizzato. Cioè è un gioco che, vabbè, tu dici, ma perché non ci stanno gli interni come in GTA 4? Cioè in GTA 4 tu non ti potevi tagliare i capelli. Adesso tu introduci una cosa che rendeva bello San Andreas. Ma perché mi devi togliere gli interni? Che è una cosa che ha aumentato l'esplorazione. Quindi niente ragazzi, GTA 5 è un grande gioco, però secondo me è un po' deludente per certi punti di vista. Ma scusate, qua c'è la batteria un po' scarica, io la devo. Adesso la devo caricare. Ho 10% di batteria, quindi adesso devo caricare il caricatore, ragazzi, scusate un attimo. Adesso corro. Ecco ragazzi, adesso l'ho collegata, quindi adesso chiaramente adesso non si scaricherà il computer perché poi si scarica, perché purtroppo mi sono dimenticato, ma non fa niente. Quindi per concludere il discorso, GTA 5 è un grande gioco da un punto di vista di grafica, da un punto di vista di ambientazione, da un punto di vista dell'innovazione dei protagonisti, c'ha delle bellissime missioni innovative, bellissime missioni secondarie, ma purtroppo soffre per il fatto che ci sono delle mancanze incomprensibili, non ci sono gli interni, non si può mangiare, non si possono fare tante di quelle cose che ci dovrebbero essere, proprio perché è un gioco che punta fortemente sul realismo e soprattutto presenta una trama fortemente deludente. Adesso qualcuno mi ammazzerà, però chiaramente ragazzi, bisogna dirlo chiaramente, a livello di storia la storia è molto deludente. A alcuni è piaciuta, a me non mi è piaciuta per niente. Si basa continuamente su un effetto domino, è vero che è molto realistica anche per come si svolge, ma è una storia molto piatta. Perché molte cose vengono lasciate a caso, perché per esempio Marty Matarazzo, Trevor gli taglia l'orecchio, tu che cacchio fai? Che cavolo fai? Poi non te vendi, tu che sei uno psicopatico, signore della droga del cartello. Ma perché non ti vendicate quello che alla fine poi è un pazzo schizzato che fa qualsiasi cosa, capito il discorso? Poi ci sono anche altre cose comunque lasciate lì. Per esempio la cosa là che se tu usci il finale A, il finale B, tutti lo conosceranno, vengono brevemente lasciate in sospeso altre questioni, quella per esempio di Stretch, l'amico traditore di Franklin. Quindi per molte cose purtroppo la storia è deludente e questo è un peccato, un gioco così ben realizzato a livello di ambientazione e di gameplay. È un gioco che secondo me che è stato molto sopravvalutato. Molti conoscono GTA con questo capitolo e molti probabilmente quelli che conoscono GTA con questo capitolo si innamorano di GTA, ma probabilmente invece molte di quelle persone, me compreso, che si sono innamorati del franchise perché con GTA 3, San Andreas 4 ne apprezzavano tutti i dettagli, che non possono che ritenerlo un gioco comunque fatto male sotto alcuni punti di vista. Certo, per carità, ha dei grandissimi pregi. È un grandissimo gioco, io lo gioco con molto piacere, ma non apprezzo la trama, ve lo dico chiaramente, non apprezzo la storia, molte cose sono lasciate a caso, non apprezzo anche i personaggi, perché questo è un capitolo dove molti personaggi sono dei coglioni, raga, ve lo dico chiaramente. Cioè non hanno carisma e poi cioè non sono manco dei coglioni, sono personaggi così, sono personaggi che non ti lasciano niente. David Weston, per esempio, è un buon personaggio, Stevens pure, Dave Norton, l'amico dell'FBI. De Michael secondo me è un coglione, è un personaggio che non ha nessuna personalità. Lo stesso potrei dire per esempio anche dello stesso Franklin, perché è il protagonista, perché è un personaggio che secondo me non lascia nulla. Non è carismatico sotto nessun punto di vista, non è una persona, è un personaggio che vive di luce riflessa, perché poi guarda caso, quando si tratta di interpretare lui, di gestire lui a livello proprio di meccanica della storia, quelli probabilmente sono i momenti più deboli a livello di storia, ma questo comunque non toglie i meriti di un gioco comunque innovativo sotto molti punti di vista, un gioco che ha appassionato tanta gente. È un gioco che io gioco anche con piacere, ma francamente se qualcuno mi dovesse dire devi giocare GTA 5 GTA 4, GTA 4 tutta la vita, Niko Bellic per sempre, la sua storia è stata monumentale, la migliore mai fatta, lui è il miglior personaggio della saga. Quindi poi vabbè ragazzi, online è quasi lo stesso discorso, io sono probabilmente l'unica persona sulla faccia della terra che non ha mai giocato online, quindi non lo posso valutare, metto non ho giocato. Semplicemente la modalità multiplayer di GTA 5.
Ci metti 1 miliardo di mod, poi fai giochi, quello ha spopolato sul web, molti diventano una droga. Fortunatamente non la mia, perché io mi diverto esclusivamente col single player, ma soprattutto è sicuramente una cosa che aumenta la libertà, la spensieratezza, ma non aggiunge niente al gioco, perché come invece al contrario avrei potuto fare per esempio due spin-off ambientati a San Fiore alla Sventura, con storie che magari si collegano anche tra di loro, ma che non c'entrano comunque col mondo creato con GTA 5. Comunque io online non l'ho giocato, è giusto metterlo. Io non ho giocato. E qui arriviamo al punto dolente che, ragazzi, ma mi dispiace, GTA Trilogy è brutto, perché GTA Trilogy è brutto, purtroppo, perché arriviamo al 2022, ovviamente gli Hauser hanno trovato la gallina dell'uovo d'oro con l'online, hanno fatto comunque il boom. Quindi chiaramente ci mettono molti anni, adesso attendiamo tutti GTA 6, chissà quando arriverà. Però nel frattempo fanno uscire questa, dopo appunto il successo di GTA 5 nel 2013 e GTA Online, fanno uscire questa versione completa GTA 3 Vice City San Andreas, dove l'unica cosa che migliora è essenzialmente la grafica. Viene portata una grafica più curata, gli elementi sono più curati, però purtroppo nonostante questo ci sono diversi bug, ma semplicemente è una cosa che comunque fondamentalmente si poteva evitare, perché non è comunque che tu intervieni con la grafica e rendi più bello il gioco, non lo rendi più realistico, perché alla fine da un certo punto di vista le meccaniche proprio del gioco non sono realistiche perché la grafica è più realistica. Quindi non aggiungi assolutamente niente a una saga dove appunto tutti noi aspettiamo soltanto GTA 6. E niente ragazzi, quindi con questo mio commento completo questa lunghissima tier list, ma la dovevo far lunga perché parliamo di una saga, di un franchise importantissimo, rivoluzionario, che per me è stato importante, che mi ha appassionato per tanti anni e ha appassionato milioni di persone. Ed è stata sicuramente la saga di Grand Theft Auto qualcosa di memorabile. E io sono contentissimo di averci giocato per anni, di essermi appassionato per anni a questi capitoli, a questa saga meravigliosa. E secondo me veramente bisognerebbe stendere un velo, un tappeto rosso ogni volta che si incontrano gli Hauser, proprio per ringraziarli per quello che ha partorito la loro mente, sin dal 1997 quando uscì GTA 1. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. La tier list è venuta molto lunga, ma io dovevo essere esaustivo, ci tenevo. Troverete nei prossimi video tier list molto più corte, ma questa doveva essere molto esauriente. Quindi sono contento che è stata esauriente, quindi spero che niente, ragazzi, che voi l'abbiate apprezzata. Quindi niente, commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace, spero che il video vi sia piaciuto. Poi magari farò anche una tier list sempre su questo argomento, magari sui personaggi GTA in futuro, magari sarà molto meno lunga, molto meno complessa. Chiaramente personaggi parli soltanto dei personaggi, non dei capitoli della saga. Quindi niente ragazzi, ditemi che ne pensate, commentate numerosi, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate sempre la notifica, questo così attivando il campanellino avete sempre le notifiche, basta appunto attivare il campanellino, avete le notifiche sui prossimi video che usciranno. Poi ovviamente farò anche delle dirette in futuro. Quindi niente ragazzi, è stato un piacere, spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.